Il Colosso di San Carlo ad Arona, monumentale statua di epoca barocca, è da tempo una visione familiare nel panorama del Lago Maggiore, perché è visibile a grande distanza in tutto il Basso Verbano ed è comunemente chiamato il San Carlone. Dalla sua posizione si possono vedere, oltre il Basso Lago, la Rocca di Angera e l'Eremo di Santa Caterina. Si percorre l'autostrada A26 con uscita a Rona. Appena passata la città, si sale subito a sinistra seguendo l'indicazione e dopo 1 chilometro si arriva. La statua, costruita per volere del cugino di San Carlo, Federico Borromeo, faceva parte di un complesso che prevedeva un sacromonte di 15 cappelle, ispirate agli episodi della vita del santo. Una basilica e la gigantesca statua, che è tuttora la seconda per altezza nel mondo. Le cappelle non furono mai ultimate, perché a noi ne sono pervenute soltanto tre. La statua, alta oltre 23 metri, poggia a sua volta su un piedistallo di granito di 12 metri, ha un'anima di muratura e tralicci di ferro. È tutta ricoperta di lastre di rame battute a martello, tenuti insieme per mezzo di chiodi ribattuti e tiranti in ferro, mentre il capo e le mani sono in bronzo. Il braccio benedicente è costituito da una complessa struttura metallica concepita per resistere ai forti venti della zona. Il disegno lo dobbiamo a Giovanni Battista Crespi, detto il Cerano, che diverrà architetto della Fabbrica dell'Uomo di Milano. Vi lavorarono gli scultori Siro Zanella di Pavia e Bernardo Falconi di Bissone, Lugano. Le lastre furono preparate nelle officine di Milano e da lì portate. Carlo Borromeo, nato nella Rocca di Arona nel 1538, divenne arcivescovo di Milano nel 1565 e morì nel 1584. Di antica e nobile famiglia, Carlo era il figlio di Gilberto II Borromeo e Margherita Medici di Marignano, sorella di Papa Pio IV, al secolo Gianangelo Medici. Studiò dapprima a Milano, dove ricevette l'abito talare, e poi diritto civile canonico a Pavia, dove si laureò nel 1559. Alla morte del padre, nel 1558, pur avendo un fratello maggiore, a Carlo fu chiesto dai parenti, per la sua viva intelligenza, di prendere il controllo degli affari di famiglia. Fu Papa Pio IV che nominò Carlo Borromeo cardinale e segretario privato, quando aveva poco più di 20 anni. Con questa investitura, dando esecuzione alle direttive dello zio, Carlo Borromeo contribuì a riaprire e concludere il Concilio di Trento, dandone poi ampia attuazione. È considerato tra i massimi riformatori della Chiesa Cattolica nel XVI secolo, dando impulso alla Controriforma per contrastare la Riforma protestante. La riforma di maggior peso da lui proposta ed accettata dal Concilio di Trento, che patrocinò per tutta la sua durata, fu la fondazione dei seminari per la corretta formazione dei presbiteri e la loro educazione. A Pavia creò nel 1564 una struttura residenziale per studenti universitari poveri, ma di elevata attitudine allo studio. L'istituto da lui prese il nome di Almo Collegio Borromeo, oggi tra i più antichi d'Italia. Nominato arcivescovo di Milano nel 1564, solo dopo la morte dello zio, Papa Pio IV, nel 1566 prese possesso dell'arcidiocesi di Milano. Qui attuò le nuove norme del Concilio di Trento e in breve tempo ristabilì la disciplina nel clero e negli ordini religiosi. Nel 1569, a seguito di un attentato, qui miracolosamente sfuggì, abolì l'ordine degli umiliati. Scampato la peste, fu comunque indebolito nella salute negli ultimi anni della sua vita. Morì febbricitante a 46 anni. Nel
Nel suo testamento, San Carlo nominò erede universale l'ospedale maggiore di Milano. Dopo la sua morte, il corpo venne deposto nella cripta dell'Uomo di Milano, dove ancora oggi riposa. Fu proclamato beato nel 1602 e canonizzato nel 1610 da Papa Pio V. Dopo la canonizzazione, Federico Borromeo, successore all'Arcidiocesi di Milano, insieme a Marco Aurelio Grattarola, supervisore dei lavori del Sacromonte, fece costruire su una collina sopra la città natale l'attuale complesso. I lavori iniziarono nel 1614, ma intervennero vicissitudini storiche quali guerre, devastazioni ed epidemie, che provocarono la dispersione e la distruzione dei pezzi principali del colosso, già lavorati e pronti per il montaggio. Il completamento fu così ritardato fino al 1698. Si accede alla statua da prima con una scala a chiocciola che porta al basamento in muratura, poi all'interno attraverso una verticale scala in ferro che conduce alla testa, da dove attraverso gli occhi e le orecchie si gode di un eccezionale panorama. Sulla piazza si erge la basilica settecentesca, al cui interno è custodita la Camera dei Tre Laghi, una ricostruzione della stanza del Castello della Rocca, dove nacque San Carlo,
con alcune reliquie salvate dalla distruzione della rocca ordinata da Napoleone. Di fronte alla chiesa, sul lato opposto della piazza, si trova l'ex seminario arcivescovile, voluto dal cardinale Federico e terminato nel 1643. Ora però è occupato da una scuola. Molti credono che la statua sia una delle opere che possono aver ispirato Frédéric Auguste Bartholdi durante il suo soggiorno ad Arona, nel progetto per la Statua della Libertà che fu donata alla città di New York nel 1886. Il Colosso di San Carlo ad Arona, inserito nel Sacromonte a lui dedicato, è visibile da grande distanza. Dalla sua posizione è possibile ammirare uno stupendo panorama comprendente la riviera piemontese fino a Solcio e quella lombarda che va da Santa Caterina del Sasso ad Angera, con il paesaggio circostante.